lavoravano giorno e notte, erano col carretto a raccogliere foglie e poi col triciclo, e dopo portavano i cavalli nella sala qua, avevano vicari qualche dopo, e dopo sono arrivati le macchine elettriche e compagnia bella. Ma chi andava, che facevano per vendere le immondizie alla svelta, avevano delle celle che buttavano dentro la roba fresca, buttavano acqua e poi li chiudevano perché fermentino. E quando avevano fermentato, dopo pochi giorni aprivano, chi doveva andare dentro a tirar fuori, sono morti quasi tutti tubercolosi, il papà di Zorat e chi ha, insomma, tutti tubercolosi lì. C'erano poi gli artigiani sul posto. C'era la sarta, il sarto, lo stagnino. C'erano tre stagnini, c'erano chi faceva le ciabatte, c'erano sarte. Ma lei cercava uno, lo trovava sempre al momento giusto, tutti. Era mia madre che con mio padre faceva ciabatte a mezzo industriale, si può dire, perché mia madre è di provenienza carnica. E aveva la macchina per cucire le suole, invece di farsele a mano, no? aveva la macchina poi per fare le tomaie sopra, tutte queste cose lì. Si dava qualcosa se non arrivava lei, erano i vicini che davano una mano a cucire, pagavi quando vendevi le ciabatte. Mio zio faceva il sarto da uomo, infatti ero sempre bello, impeccabile, con i vestiti dei miei zii, o con la stoffa di militare, immaginatevi che bello che era. Però, insomma, poi dovete pensare che la via Derna è lì, la finestra del laboratorio camera di mio zio dava sulla strada, e lì era la fermata, sapete come la fermata dell'autobus, no? Perché c'erano due ragazze più il sarto dentro, in questa stanzetta. E lì venivano fuori barzellette, storielle, si fermavano. Mio zio si chiamava Angelo, era un can dell'ostia, perché ne sparava di quelle. Però, ecco, quella finestra era un punto di aggregazione. Poi c'era quello, vabbè, era una cosa particolare, che lo chiamavano il pipinar, perché aggiustava le bambole, anche cose vecchie, belle, per cui nella sua casa il soffitto era tutto... Saranno appese i vari pezzi di bambole, però per noi era una gran curiosità, insomma. E il calzolaio, poi c'era l'imbianchino, il barbiere. Tutti si arrangiavano un po', però qualcuno, insomma, aveva bisogno di un aiuto esterno. Sì, in realtà non c'era bisogno di molto. Sì, sì. La Repubblica di San Domenico, sì. No, lavoravano in casa, sì. Ah, c'erano anche quelli che facevano sapone a San Domenico, che tanto con le galline che morivano, con qualche gatto che me lo mangiavano più che far sapone, tutta la roba, andavano a raccogliere le castagne degli ipocastani, facevano bollire con il... cos'è là? Soda caustica, bolliva tutto, salso di caustica. Buttavano dentro le castagne che davano un po' di colore, un po' di odore, poi buttavano in un affare così, dopo diventava duro, tagliavano e andavano per il paese a vendere il sapone per lavare. E le donne? Le donne... C'erano operaie? O... Erano anche operaie, perché si aveva il cotonificio qui vicino, era abbastanza... chi era infermiere abbastanza, no? L'operaia, quella gente lì... Se no, quello c'era un po' di orto, c'erano le galline, si accudivano i figli, e quella volta lì erano, c'aveva delle famiglie anche, qualche ne avevano 10, per dire. Thank you.
C'era l'asilo con le suore, che è stato molto frequentato da quasi tutti i bambini di San Domenico. Tutti, perché le mamme dovevano andare a lavorare, perché sono state molto, molto, molto utili le suore. C'era la sorella, la più vecchia, che è rimasta a loro. Poi c'era la superiore, che non mi ricordo più il nome, poi c'era la suora del trono è arrivata, la superiore più giovane, quell'altra. Era una suora, cioè noi la chiamavamo la Nobel Suora, perché era proprio impettita, diritta. Ci davano qualcosa e si stava lì, perché mia mamma e mio papà lavoravano nei campi dietro dove c'è la scuola, adesso lì in affitto si aveva campi lì, ci consegnavano le suore. Avevo ancora la fotografia di quando ci davano la divisa solo il sabato a noi, perché quelli erano poveri e l'avevano di... perché le davano. A noi ce la davano il sabato per fare le fotografie, perché veniva quello o quell'altro a accompagnare. Si poteva andare quando si voleva. C'era la suora che insegnava a cucire, c'erano i giochi, c'era la sorella, la suora della cucina, veneta, molto simpatica. E lì faceva le tortine, faceva i crostoli quando c'era carnevale, hanno cercato di tenere unite queste ragazze, insomma, no? Perché erano anche tante più vecchie di me, naturalmente. E io sono stata lì che avevo quasi 18 anni. Dopo ho cominciato ad andare a ballare, a standar, la sorella era veneta. Cosa vai a fare a ballare? Non posso venire qua che mangiamo i crostoli, ma insomma, mi piaceva ballare, no? Si andava all'Olimpia all'epoca, sul mio 13°. Poi le scuole elementari che erano sulla piazza Libia dove c'è la fontana, che era anche la sede dei nostri giochi quando non andavamo nei campi del Corvo. Dietro qua, passiamo, dietro qua c'era un campetto di calcio, che non so di chi era quel campo lì. Ti ricordi? Non so. Sì, dietro il collegio lì, no? E lì finita la scuola andavamo tutti lì, no? Sai, in 15-20. Giocavamo per ore con quel pallone, no? Quando il pallone o che si bucava o che era troppo troppo vecchio, andavamo per i campi in 3-4 a cercare delle ossa, sai che una volta le compravano, ossa, ferro, tutta quella roba lì, insomma, no? Ti ricordi? Sì, poi andavamo a vendere e con il cavato prendevamo un pallone. Sai, ragazzi, mancava qualcosa, andavano su per gli alberi e si arrangiavano tutti. Adesso a un ragazzo dei nostri qua, se lo mandi su per un albero, al colle prendi scommessare a impinarsi. Piuttosto da prendere i fichi e ciliegie vanno a comprarli. E quella volta, quando veniva un fico maturo, una ciliegia, un emol maduro, quando? I cacchi, quando? E quelli tutti prima li mangiavi. Si andava giù per il Cormor, si andava sotto nel Cormor, c'era una bella valletta, diciamo così, c'era come un'ansa, c'era, diciamo così, come un laghettino, diciamo, lungo un 8 metri, largo 5, fondo un 2 metri, e noi si andava a fare il bagno lì. Il Cormor aveva di tutto dentro, no, alberi, erano le colline, adesso non sono più, erano delle rive del Cormor che era... Si andava a far Pasquetta, ti ricordi di Rosana, la Pasquetta che era il Cormora? Era pulito, rispetto era pulito. Adesso. Sì, certo. Cioè. Beh, pulito insomma, no, neanche nel tanto. Nel senso che di alberi, di rovi... No, sì, era pulito, sì, perché gli alberi servivano per bruciare. Allora ce n'erano pochi. E erano questi arbusti, erano molti prati. No, era coltivato abbastanza perché veniva coltivato fino giù, fino alle rive del Cormor proprio, no? Ma la riva del Cormor non è come non è il letto solo della riva, erano proprio delle rive verdeggianti, belle. Si andava a sciare quando veniva la neve, per dire una, no? Adesso praticamente, vedi qua, una volta qua era tutto un bosco, adesso lo hanno tagliato, hanno impiantato alberi nuovi e hanno fatto un posto così, da passeggio. Perché ormai qua è praticamente
quello che è la flora, gli alberi, quelli che sono gli alberi, no? Sono tutti di natura spontanea. Sì, beh, ci sono le tutti nati, qua sono gli acaci. Sono tutti nati spontaneamente. Adesso cercano di mettere proprio queste piante qua per periodi se possono attecchire bene in questo ambiente qua, che non è un ambiente tanto facile. Non arrivano, perché qui predominano le acaci sambuco. Sì, sì, è sambuco. La zona è questa. Qua c'erano i meli selvatici, me li ricordo io perché li prendevo. Emoli, sì, ci sono trovati tipi diversi. Tante more c'erano, c'erano le barassi, tante more. More di rovo, insomma. Ma buone, quelle more, belle grosse, Giù per lì era pieno. E c'era anche qualche pero selvatico. Bene ragazzi, mandi... A sapere in dove erano i posti, c'erano anche le pere selvatiche, che come non è purtroppo. Senti il rumore. Qua c'era un sentierino che si scendeva giù. Questo posto qua, dove c'è l'anca, di là è Passoni, qua che c'è la curva, c'era un buco, fondo 2 anche 3 metri, che si chiamava la fossa, la fossa, l'acqua era molto limpida, e qua si veniva a fare i tuffi, quando andavi sotto acqua, nuotavi. Era un punto in cui si veniva a fare i bagni, sia quelli di San Domenico e sia anche quelli di Pasolo. C'era molta selvaggina, era ancora un posto molto bello. Diciamo un posto di pace, di tranquillità. Non era disturbato dai rumori, le macchine, cioè tu venivi magari con una tenda, stavi qua una settimana, stavi 10 giorni e eri fuori dal mondo, a contatto con la natura. Facevi il bagno magari nel cormò, se conoscevi qualche pianta, ti facevi qualche risottino, mangiavi qualche frutta, eri in pace, eri tranquillo. Adesso purtroppo sono solo ricordi. Economiche erano pressoché uguali, insomma, in quel primo periodo, soprattutto dopo la guerra, quando io ero piccolissima, ma si vedeva a scuola, insomma, c'erano quelli che erano assistiti, che avevano un sussidio, per cui davano i libri, il grembiule, gli scarponcini di legno, mi ricordo, poi la lezione scolastica, però più o meno eravamo tutti, quindi non c'erano grosse gelosie o contrasti, almeno fra bambini, no? E tutti? Adesso è tutto una baruffa, non si conoscono di una porta all'altra. In quella volta dicevano che il villaggio erano scacciati, però se uno aveva bisogno si aiutavano tutti, non è mai che uno ha rifiutato l'aiuto all'altro. Di baruffa che c'era, nel momento di bisogno erano tutti uniti, specialmente le donne. Perché gli uomini, il 90% erano sempre al clan o qua o là. Le donne le portavano anche da mangiare lì, il gamelin. Forse il figlio le mancava qualcosa da mangiare, ma il marito era sempre...
e anche in tempo di guerra. Sempre le donne hanno dato una grossa mano. Sì, eravamo considerati, chiamati gli scacciati proprio, e io ricordo in modo particolare un fatto che mi ha molto colpito quella volta. Ero piccola e una volta alla settimana, una volta al mese, non so, le suore dell'asilo andavano, superiore mi pare, andava dalle suore di Maria Bambina di Via Mantica, dove si trovavano, non so, i loro problemi, non so, e la, che non, siccome non voleva andare da sola, chiamava a turno una bambina perché l'accompagnasse. Allora a piedi da San Domenico fino in Via Mantica, dopo lì si stava nell'atrio al buio anche ore, e mi ricordo che una sera è uscito dalla sala dove stavano le suore un prete e mi ha detto: tu cosa fai qua, bambina? Da di dove sei? Del villaggio San Domenico. Ah, sei degli scacciati. Io non avevo mai sentito questo aggettivo qui, mai, e mi ha colpito veramente in modo grandissimo questo fatto. Eravamo considerati proprio così. Alle scuole medie io ho fatto alla Manzoni, la prima media nel 51, veramente mi guardavano anche i professori, e li ricordo ancora tutti, li ho davanti agli occhi con la puzza sotto il naso. Voi perché mia mamma aveva fatto una cartella di stoffa, voi che invece della penna stilografica avevo il chiostro con la penna, il pennino che poi si apriva, anche se macchiava tutto. Voi per un sacco di cose veramente mi hanno guardato sempre con la puzza sotto il naso, questo era vero. Quando nel 30, intorno agli anni 30, hanno deciso di costruire il villaggio San Domenico, la maggior parte delle persone che abitavano Santo Osvaldo sono venute qua, quindi quasi scacciate da Santo Osvaldo per venire a San Domenico. Quindi questo, poi sa, gente povera, ecco, povera, sì, senz'altro, povera, e quindi sì. Noi quando dovevamo andare, mi ricordo che dovevamo andare in città, dicevamo Onin a Udin, proprio come se fosse una meta. Sì, come le dico, dopo quando i ragazzi sono diventati grandi, tipo mio fratello, i Menegon, tutti e due, che se passavano per via superiore, di qua di là, che dicevano qualcosa, c'erano botte, no? Allora mia mamma diceva sempre, va via dretto, non sta di noi, e ben se tasin, si crodono 10, se sono sta Udin, sì.